Signore, viaggiato bene? Non del tutto. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. Chiedo scusa per l'anticipo, tenente, ma il tempo stringe. Certo, colonnello. È un piacere averla a bordo. I tecnici attendono il suo briefing, non appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? Leggi questo. Non lo sapevi? C'è un nuovo re in città. A quanto pare. Tu sei? La mia assistente, Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Kolchek. Primo tenente Kolchek. Bene. La sala riunioni? Che c'è, Marin? Troppo stanco? Potrebbe essere la nostra ultima volta. Dopo la sparatoria al checkpoint, ero distrutto. Nelle ultime settimane tu mi hai dato forza. Non so dove sarei senza di te. Rachel King. Il colonnello King è arrivato. Va alla sala riunioni. Arrivo subito. Merda, è lui. In anticipo. Chi? Tuo marito? Non sarebbe ora di dirgli la verità? Rivestiti, sistemati. Ehi, Rachel. Hai intenzione di parlargli di noi? Tu ed Eric siete stati lontani un anno. Qualunque cosa fosse ormai è finita, lo sai. È solo che non è il momento giusto. Tutte scuse, non c'è un momento giusto. Presto, Nick. Credimi. Presto. Ci vediamo al briefing. Merda. Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Solo qualche settimana fa Saddam se la spassava qui, ingozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. Abbiamo la CIA, abbiamo l'esercito, i Marine, la DIA, l'aeronautica. Non manca proprio nessuno. Tutti vogliono fare la storia. Benedetta America. Ti vedo, vecchietto. Continua a darci dentro. Unisciti a me. Hai ancora da imparare. Dopo, abbiamo ospiti. Forse la fanciulla vuole rifarsi gli occhi mentre mi gonfio. Vuoi guardarmi da vicino? Ti vedo benissimo da qui, grazie. Ignora il caporale Merwin, è un pochino, diciamo, rozzo. Ogni unità ha il suo buffone di corte. Sergente Kay. Il tenente colonnello King. Lo accompagno alla sala riunioni. Sì, vado a prepararmi. Ci vediamo dopo, Marine. Qual è il suo problema? Nick è cambiato ultimamente. C'è stata una sparatoria qualche settimana fa, con una vittima civile. Nick ne ha sofferto. Può combattere? È un soldato, signore. Può farlo.
Ehi, Joy, ti hanno messo dietro una scrivania. Vuoi che ci parli io? Non mi lamento. Dietro una scrivania ci si beccano meno pallottole. Questo è il famoso tizio del satellite? Il tizio del satellite. Eric King. Tenente colonnello Eric King. Dai pieno accesso al colonnello. Signore. Io te lo dico, quando la grande stronza lo verrà a sapere, andrà fuori di testa. Rachel e io ci conosciamo. Sa che in guerra e in amore tutto è permesso. Signore? La grande stronza di cui parli è sua moglie. Complimenti, genio. Signore, sono desolato. Rachel non ha detto del matrimonio. Lavoriamo lontani da un anno. Quindi ora è la grande stronza? Vedo che ha fatto carriera. A mia discolpa, usiamo il termine in senso un po' affettuoso. Bene, ti aiuto a sistemarti. Spero che la connessione regga. Lascio a te la parte tecnica. E io lascio a te sollevare i pesi. Affare fatto, Doc. A proposito, dove siamo? Sembra un salone da ballo. Eh sì, hai indovinato. Immagino che Saddam amasse scatenarsi in pista. E se la sua compagna di ballo gli pestava un piede? Via la testa? Beh, non mi stupirebbe. Forse alla fine ti concederò un ballo. Basta che non mi pesti i piedi. Colonnello. Signora King. Eric, è la mia squadra. Se vuoi fare un briefing, devi chiedere a me. Avrei dovuto dirti che era stato anticipato. Colpa mia. Ma siamo in emergenza, non potevo aspettare. Come comandante della squadra devo essere aggiornata. Lo capisco, Rachel, ma il comando ha dato ordini precisi. Ordini? Ora sono io il comandante. Non volevo che lo scoprissi così. Sul serio. Mi spiace, Rach. Faccio molta fatica a crederci. Dal comando centrale. Conferma che il tenente colonnello King ha assunto il controllo dell'operazione. Mi serve accesso alla vostra rete. Ti collego subito. Nome? Dottoressa Stokes. Puoi chiamarmi Clarice. Dottoressa Stokes, iniziamo la presentazione. Trovato qualcosa? Che cazzo è? Sembra arte moderna. Sono immagini strettamente riservate del programma Kelus. Dovrei capirci qualcosa? È un sistema satellitare termico che ho sperimentato. Oh, incredibile. Prego, sperimenti pure. Ti comporti sempre così ai briefing, caporale? I ragazzi sono soltanto stanchi. Senza offesa. D'accordo. Le scansioni satellitari della zona di guerra hanno rilevato un possibile deposito sotterraneo. Ovviamente la scoperta richiede ulteriori indagini, ma nutro il forte sospetto che contenga le armi chimiche di Saddam. Ah, ti abbiamo beccato, bastardo.
Il comando centrale ci autorizza ad attaccare la struttura e requisire le armi presenti. Le ostilità sono finite, ma ci sono sacche di resistenza repubblicana in tutto il paese. Potrebbero usare quelle armi in ogni momento, dobbiamo fare presto. L'esercito ci darà un passaggio in elicottero. All'arrivo il tenente Kolchek guiderà l'assalto alla struttura. Conquistata, condurremo un'ispezione delle armi. Ascoltate, c'è stato un cambio al vertice, ma Rachel resta fondamentale per l'esperienza maturata sul campo e la conoscenza locale. Lavorerà con noi ed esigo che le mostriate il medesimo rispetto. Qualche domanda? Che cazzo stiamo aspettando? Forza! Quella zona lì è delle tribù, colonnello. Non li sottovaluti. È gente feroce. Presumo avremo supporto aereo? Nah. Troppi velivoli ci farebbero scoprire. Faremo dentro e fuori, veloci. Sì, è quello che ha detto tua madre. Occhio, ragazzo. Se non fossi uscito in tempo, potrei essere il tuo papi. Ok, ora basta, Merwin. Signore, che ne pensa? Faremo tutto da soli. Se qualcosa va storto, stacco la spina e andiamo. Con il dovuto rispetto, credo sia un errore. Con il dovuto rispetto, tenente Kolchek, non spetta a te decidere. Tu che ne pensi? Merwin ha ragione. Se facciamo alzare troppi elicotteri, sarà facile scoprirci. Se avete dubbi, ne parleremo dopo. Non comunicheremo fino all'obiettivo. Se non rompiamo il silenzio radio in 24 ore, allora il comando invierà i soccorsi. In 24 ore succede di tutto. Smettila di lagnarti. Era solo per dire. È per questo che siamo in guerra. Questo è il motivo per cui lottiamo ogni giorno. Ve lo garantisco, signore e signori. Così impediremo a Saddam di usare quelle armi. Pronti tra un'ora. Andate pure. Clarisse, puoi darmi una mano? Subito. Non lo so, non mi torna. Il mio sesto senso pizzica. Oh, tesoro, senti, se vuoi ti do una bella grattata, ti va? Dico davvero, ho un brutto presentimento. Succede quando passi troppo tempo con Eric. Puoi fare niente? Scarico i dati aggiornati dal satellite. Così puoi restare sola con lui. Grazie, Clarisse. Eric, dobbiamo parlare. Devo dirti una cosa. Non ho scelto io di prendere il comando della tua missione. Rach, ci siamo. Il risultato di tanti anni di lavoro. Ci siamo. Questa è la grande occasione che aspettavamo. Non riguarda noi, Eric. Vorrei solo che tutto tornasse come prima. Già all'epoca, le cose tra noi non andavano. Siamo stati peggio. Molto peggio. Non è cambiato nulla, Eric. Lo sai. Noi due... Non c'è un noi due, è finita. Ti prego, Rach, non dire così. Non porti più la fede. Ehi, fa più attenzione! Oh, merda, scusa. Che cos'hai lì dentro, comunque? Che cazzo è? Luce ultravioletta. Per cercare esplosivi. Dammi qua. No! Quanto manca al download, Clarisse? Mi serve subito. 5 minuti sono abbastanza subito? Sto scaricando i dati. Controllo le mappe satellitari. La connessione fa schifo. Ce la faremo bastare. Firmi un 1348? Eh? Un'autorizzazione. Poi... Certo. L'equipaggiamento.
Controllalo bene. Ricevuto. A che serve tutta questa roba? Dobbiamo essere agili. Dobbiamo essere pronti. È una struttura sotterranea, forse in costruzione. Meglio essere sicuri. Se vogliamo sentirci sicuri, portiamo più soldati. Tu saresti il tecnico? Hai buona fama. Merda, mi sembra il minimo. Mi occuperò dell'equipaggiamento. E se salta fuori qualche iracheno, gli faccio saltare la cazzo di testa. Sembri sicuro di te? Se ti serve aiuto con le funi, chiedi a me. No, me la cavo. Funi da montagna. Fighetto del cazzo. Troveremo anche Ali il chimico in quel sito. Se è nei paraggi lo prenderemo. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero, continuo a preferire il lavoro d'ufficio. Circolano storie inquietanti sul confine. Davvero non vuole supporto. Potrebbe servire. Abbiamo il vantaggio del fattore sorpresa. Non voglio correre il rischio di perderlo. Signore, possiamo fare un passo indietro e ripensarci? Ho preso la mia decisione. Ti senti fortunato? Il cavallo dei miei si chiamava Fortunello. È scappato. Puntaci la fattoria. Sento che vinceremo tutto. Invidio il suo ottimismo. È quello che penso. WP, signore. Fosforo bianco. Faranno da fumogeni. Tutto qui. Le useremo solo come copertura. È chiaro? È chiaro. È Saddam quello che infrange le convenzioni sulle armi. Non noi.
Download finito. Agli elicotteri. Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Te lo si riesce a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. Bravo ragazzo. Ma qua giù, bravi non basta. Tu che ne pensi? Sembra abbia altro per la testa.